Le sardine in piazza Ravenna si sono date appuntamento in piazza Kennedy alle ore 18.30 di venerdì 24 gennaio, a due giorni di distanza dal voto in regione degli emiliano-romagnoli. Sardine colorate, Romagna Mia e Bella Ciao non potevano mancare in questa manifestazione, dove i partecipanti sono stati invitati anche a portare un libro. Ancora una volta l'evento si è organizzato in contrapposizione a un'altra piazza, Piazza del Popolo, accalorata dall'arrivo dei leader del centrodestra. Quale libro ha scelto? Ho scelto questo, Le ragazze che sognavano il mare, e l'ho scelto perché è un libro delicato, molto sereno, molto tranquillo. È sul mare, per le sardine, sempre si cerca di parlare di mare, e qui siamo al mare, e finisce bene. Alla fine riescono a trovare il mare queste persone che non l'avevano mai visto. Questo testo è stato scelto in nome della cultura, perché i ragazzi devono sapere, devono studiare e devono ragionare soprattutto con la loro testa. Che libro è? È un libro, è un testo universitario di Alberto Calderara. Questo è un testo di una laurea di mia figlia, che ha conseguito l'anno scorso in educatrice sociale. Quale libro ha scelto di portare in piazza? Ho scelto un libro che parla della ricchezza che danno gli stranieri. È un libro raro, per cui ho proprio scelto di proposito questo. Pensavo di portarlo all'Olocausto, ma era troppo pesante e mi è parso il caso di portare questo. Spero che chi lo vede come lei capisca che cosa vuol dire. Che significato ha per lei lo straniero? È un significato profondo, perché noi, se come io, che ho una certa età, conosciamo un pochino la storia, sappiamo che lo straniero è una ricchezza. Noi d'altra parte, io sono una straniera, perché io sono di Imola, sono venuta a Ravenna che avevo 12 anni, anch'io sono una straniera. Siamo tutti stranieri e lo straniero è una ricchezza. Edoardo, ancora un appuntamento con le sardine a Ravenna? Bastava venire in questa piazza stasera, c'erano oltre 4.000 ravennati che hanno dimostrato che la Romagna, l'Emilia Romagna e l'Italia è ben altro di tutto l'odio, di tutta la violenza, di tutta l'esclusione che viene spinta e parlata da determinati soggetti che purtroppo hanno una grande visibilità ad oggi a livello politico in Italia e in regione. La nostra Emilia Romagna è stata terra sfruttata da delle persone che fanno campagna elettorale a livello nazionale e che non, ai quali non interessa quello che è la regione stessa, gli interessi delle persone che ci vivono, e quindi noi oggi qua siamo stati a dimostrare anche che l'Italia, che l'Emilia Romagna è un qualcosa di diverso rispetto all'immagine che loro vogliono dare.